Buonasera, mi chiamo Chiara e insieme alla mia classe abbiamo aderito al progetto Pietre della Memoria e parteciperemo al concorso Esploratori della Memoria. Per favore, dimmi chi sei e raccontami le tue esperienze di guerra. Sono Agostino. Quando sei nato? Il 21-1-29. Raccontami della guerra. La guerra è stata una cosa brutta. Io non l'ho fatta la guerra, però l'ho vissuta. Ero un ragazzo e mi ricordo di tante cose brutte. Si soffriva pure la fame, tutti scalzi, nudi. Porca miseria. Tanta paura della guerra, perché c'erano le batterie di artiglieria dal Viterbese che sparavano di qui. Mi ricordo i proiettili qua cadevano, porca miseria, dico, ma che si fa? Purtroppo era così. Poi... I soldati che sono caduti sono morti? No, perché venivano a bombardare gli americani, venivano a bombardare il ponte di ferro qua giù della ferrovia per interrompere il passaggio dai tedeschi, capito? E venivano con le formazioni di aerei e laggiù c'erano le artiglierie che sparavano dagli aerei. Infatti una volta hanno colpito uno. Si sono lanciati 7-8 dell'equipaggio. E perché questo aereo che mi è caduto a me vicino, 500-600 metri. Mi sono rifugiato sotto uno scoglio fatto a grotte. Che cosa succedeva nella vita di tutti i giorni? Avevate sufficientemente cose da mangiare? Sì, noi c'era una cosa da mangiare perché si lavorava in campagna, si produceva grano, vino, olio, cioè abbiamo animali, polli. Ma già c'era qui. Ma in città soffrivano pure la fame. Tanta gente veniva ai paesi perché trovano da mangiare, se no a Roma soffrivano pure la fame. Hai conosciuto delle persone che hanno combattuto la guerra? Sì, qualcuno ho conosciuto qui vicino, ma non so se posso dire qualcosa in merito, perché non mi hanno raccontato quasi niente loro. Hanno combattuto anche loro tanti anni. E poi perché? I soldati tedeschi e americani bussavano alla porta delle case per chiedere cibo o posto per dormire? Sì, venivano per dormire, anche per mangiare, chiedevano. E noi ci dava quello che si poteva dare, via. Che cosa è successo poi quando la guerra stava finendo? È successo che è caduto il fascismo, hanno fatto un governo provvisorio, che dopo qualche anno sono state fatte le elezioni e prima, siccome prima qui era monarchia, allora dopo ha vinto la Repubblica. Che è successo nel momento in cui la guerra è finita? È successo che eravamo tutti mal ridotti male, perché tutti mezzo quasi nudi, perché non si trovava più la stoffa per fare il vestito, niente, scarpe, non si trovava più niente. Perché una volta non c'erano le confezioni come adesso, bisognava comprare la stoffa e portarla al sarto per fare il vestito.
quando passavano gli americani sui carri armati a guerra finita, come si comportava la gente? Si acclamavano proprio, gli americani si acclamavano perché ci hanno portato un po' di libertà, un po' di pace. Dove prendevate scarpe e vestiti? Quello che avevamo qualcosa di prima della guerra. Però io ho fatto pure le scarpe col fondo di legno, i sandali di legno, perché non si trovavano più le scarpe, i vestiti, niente. Hai sentito parlare dei partigiani? A Guardea c'erano? Sì, i partigiani c'erano, però non hanno fatto del male a nessuno, via. Le cose sono finite così un po' alla buona, piano piano. Il fascismo è caduto, perché non c'era da fare più niente, col fascismo è crollato, e allora dopo è venuta la democrazia. A casa tua sono venuti i soldati a chiedere ospitalità? Sì, sono venuti, sì. Più di una volta sono venuti a chiedere ospitalità e anche da mangiare. La tua mamma ha accolto i soldati? Sì, li abbiamo accolti, però io ai soldati ho detto che mia madre era a letto con l'influenza e allora loro sono partiti, non si sono fermati qui. Hai qualcosa ancora in casa che avevi trovato dopo l'esplosione dell'aereo? Ho uno sportello qui fuori. Me lo fai vedere? Sì. Adesso che sensazione provi quando vedi la guerra in televisione? Ci soffro tanto. Tanto vedo le donne e i bambini, mi fanno pena proprio. Grazie Agostino, è stato un vero piacere parlare con te, che sei una pietra della memoria del nostro paese di Guardea. Grazie. Continuare? Poi ti faccio vedere dove stavano, dove sparavano i cosi. Gli americani stanno di là del Tevere, qui si stavano. E sparavano di qui con i cannoni. Io stavo in campagna là, mi è caduto un proiettile del cannone proprio a 5-6 metri distante. E fortuna che si è spaccato così, non sono partite le schegge, sennò mi avevano ammazzato. Questo era lo scoppello dell'aereo. Qui c'è buco pure della maniglia.